Ettore Goll è di nuovo presente anche quest'anno al congresso AIMO con due simposi interessanti, uno sulla coma e uno sulla guida in sicurezza. Sicuramente è un piacere essere ancora presenti ad AIMO dopo lo splendido successo dell'anno scorso. Abbiamo voluto trattare ancora due tematiche diverse cercando di calamitare l'attenzione dei nostri colleghi. Abbiamo avuto il piacere di avere presenti e relatori giovani colleghi e quindi il nostro ideale di contribuire al ricambio generazionale si sta veramente avverando. L'incontro di questa mattina è stato assolutamente interessante, si è parlato del percorso che si deve compiere per una corretta diagnosi e impostazione terapeutica del glaucoma, un percorso che deve tener conto della tutela del paziente, del buon utilizzo della pratica diagnostica low tech, che è poi quella della realtà quotidiana degli oculisti ambulatoriali, senza dimenticare l'innovazione tecnologica e usarla però con criterio e con buon giudizio. Quali saranno le prossime iniziative di Goll? Ma noi stiamo concludendo un 2018 che è stato denso di impegni a livello anche internazionale. Siamo reduci dal congresso ESASO europeo di Varsavia sulla retina, dove il poster che abbiamo presentato è risultato il migliore ed è stato premiato, ma siamo veramente ormai in addirittura d'arrivo nella realizzazione del secondo congresso nazionale Goll, che si svolgerà a Roma il 29 e 30 marzo. È pieno di novità. È un congresso diverso dal solito, dove prevarrà la partecipazione dei partecipanti, che non saranno soltanto degli ascoltatori, ma attraverso questo consenso meeting che vedrà appunto l'esposizione delle principali tematiche del quotidiano lavorativo degli oculisti ambulatoriali, saranno chiamati ad esprimere il loro pensiero anche i principanti. Quindi una platea attenta e un congresso veramente dove tutti potranno dire la loro e dovranno dire la loro per migliorarci.